Buon pomeriggio Danes, campionato di seconda categoria dal Don Peppino Cusumino di Milazzo, la squadra di casa, il VPC vs l'Alcara. L'undicesima gara di questo campionato di ritorno, oggi 18 marzo 2023. Partiti intanto. Intanto la prima conclusione è parata del portiere ospite Caragliano, che mette il pallone sotto la porta. Intanto il pallone ancora rimesso, è parata ancora. Calcio di posizione per l'Alcara, il tiro però cade dietro alla traversa. Urrò! Ancora da Peppino Cusupie in pressing, fallo. Calcio di rigore. Ancione, gol di Ancione, vantaggio della formazione del Don Peppino Cusupia, 1-0. Intanto ancora un pallone pericolosamente bloccato a terra. Al nono minuto occasionissima da gol per l'Alcara con Oriti che colpisce all'incrocio dei pali. The Sky, conclusione parata. Intanto una conclusione parata a terra da Lombardo. Piacenza, c'è di Sky, c'è di Dora di Sky, di Sky da buona posizione, di Sky, di Sky, di Sky, di Sky, con di Sky, raddoppia, raddoppia da Peppino Cusupia con di Sky, 2-0. Il 22esimo, Oriti viene fermato così in aria. L'arbitro fischia il calcio di rigore per l'Alcara. Allora siamo al 23esimo quando Manzo per l'Alcara batte così Lombardo, accorciando quindi portando il risultato per 2-1, 2-1 del DPC l'Alcara. Di salvo, ed era ancora il tocco, è un pallone che va a sfiorare il bersaglio con Conte. Siamo al 38esimo minuto quando Manza avanza sulla sinistra, lascia partire un diagonale micidiale che si stacca sul secondo palo. Gran gol di Manzo e pareggio 2-2 dell'Alcara. Al 42esimo calcio d'angolo batte Caragliano, arriva Pagano di testa, il portiere fa una gran parata, poi il pallone va a finire sul fondo. 43esimo minuto, ancora Conte a sfiorare il bersaglio, a sfiorare il palo. Qua c'è un calcio di punizione, ancora Manzo che tira verso la porta del DPC. Si salve intanto per Curro. Il pallone che sibila ancora vicino al secondo palo. La conclusione della parata subito dal portiere ospite. 58esimo minuto, assist di Ancione per Curro, da bella posizione, parata, grande parata del portiere e poi lancia, tira, mette in porta, ma il gol viene annullato per fuori gioco. Intanto vediamo questo diagonale, parata a terra da Russo. Ancora un tiro che va fuori, dettato. E poi la conclusione da lontano, Andalora entra in aria, Andalora anche lui conclude con un tiro, Ancione che si accenza, lui tira di sinistro e poi il tiro viene raccolto dal portiere. Il tiro ancora di gambe, pallone su, Andaloro, anche lui cross e tiro alto, salvo, entra in aria. All'83 minuto c'è questo fallo in aria, l'arbitro da punizione a 2. Calcio di punizione a 2, ho capito, non passa, Murato e poi ancora ribattuto fuori. Un accidente di salvo con questo tiro viene deviato, quindi calcio d'angolo. All'83esimo ancora una sua occasionissima per Curro che non riesce a trovare la via della rete. Curro,
conclusione del... Minuto 90 più 7, Doria, che è stato uno dei migliori in campo, va a pescare Lanza, Lanza lascia partire un gran diagonale sul secondo palo, gran gol di Lanza e 4-2 finale per il Don Peppino e Cotopia. Va bene, abbiamo così concluso, un bye bye da Anest, a risentirci alle prossime puntatissime.